It certainly shouldn't be burned because there's a lot of heavy metals. So we have special collections. Residents can get 2 times a year special collection. They also can bring it to drop-off facilities. And there is a whole recycling infrastructure for electronic waste. We actually have deposits on electronics to help fund that system. Ovviamente i rifiuti elettronici non possono andare insieme agli altri rifiuti e loro hanno sistemi di raccolta dai cittadini 2 volte l'anno per i rifiuti elettronici e hanno un impianto dedicato per lo smaltimento dei rifiuti, dei rifiuti elettronici, perché appunto ci sono i metalli, quindi non sarebbe neanche possibile bruciarli. I just say there's a lot of very, very valuable material electronics, and so you know, there's technologies where people are recovering a lot of material. You know, and there have been some bad practices in the past, particularly stuff going to China and people finding out what they're doing there. And there have been rules, and they cannot do that anymore. Companies cannot just ship; they have to demonstrate and track what they're doing. So we think we're in a good direction with electronics. E appunto il riciclo dei rifiuti elettronici è importante perché ci sono tante materie prime preziose dentro, e prima c'erano delle cattive abitudini, che era quella di mandare in Cina i prodotti, dove poi insomma i cinesi li riciclavano in modo pessimo, con un danno ambientale enorme. Ora invece la legge impone che ci sia che sia tracciato tutto il processo, appunto, anche se li mandano in Cina, ma la cosa deve essere tracciata e controllata. For the energy that you use in the plant are from renewable sources, like for example. So the big sorting facility that you saw, it has solar on the roof. It doesn't cover all the energy, but we need to put more solar on that. This future facility would be renewable run with solar, and when we take the food and digest it before composting, we would produce enough gas to run this facility and to run all the trucks that are collecting the material. Attualmente è in larga parte da fonte rinnovabile con i pannelli solari in moltissimi impianti. Questo nuovo impianto sarà a ciclo chiuso, perché ci sarà una grossa parte di pannelli solari che producono energia e poi recupereranno l'energia dal metano che è prodotto dai rifiuti e ci faranno anche il rifornimento ai camion. It is possible to be carbon negative because of using the food and solar for energy. E appunto avranno un bilancio negativo per quanto riguarda l'emissione di CO2.